Scorso eravamo in società con San Marino, comunque era quasi un'esclusiva, e quest'anno abbiamo puntato su un grande trombonista, Carl Fontana, che oriundo italiano non veniva in Italia da molto tempo, poi ha fatto una brevissima apparizione in primavera e abbiamo colto l'occasione di farlo ritornare. Prima di parlare di loro però vi ricordo velocissimamente i prossimi appuntamenti della nostra rassegna. Sono lunedì a Recco c'è Lino Patruno con la Red Pellini Gang, Fabiano Pellini, uno dei più grandi leader arrangiatori che abbiamo in Italia, quindi vi consiglio di ascoltare questa orchestra. Tra l'altro poi si sono, diciamo, differenziate le loro strade, con Tecandoli ha puntato sempre più su, un po' più sul moderno, invece Fontana si è riconvertito al tradizionale. Quindi vorrei citare soprattutto un'orchestra importante, quella, la World Ritz Jazz Band di Ian Close e Bob Haggard, con la quale ha inciso dei dischi fantastici. Un trombonista, un maestro dello strumento, ha suonato con Kay Winding, ama suonare con i due, i quattro e anche gli otto tromboni, ha suonato con Bill Watrous, che è considerato il suo allievo prediletto, e il giovanissimo Luca Begonia, diciamo, è l'ultimo di una serie di discepoli di questo grande trombonista. Io a volte approfitto di queste situazioni per appagare qualche mia gioia occulta, e quindi tra i miei prediletti c'era anche Carl Fontana, quindi per me è stata una gioia incredibile farlo salire su questo palco, ma penso che non vi deluderà perché suona ancora molto molto bene. Vi comincio a far salire sul palco. Vorrei dire una cosa sul Conte Candoli che non c'è nel libretto, ma peraltro una notizia importante. Voi sapete che Natalie Cole ha avuto ha fatto un disco qualche anno fa con il quale ha riscosso un enorme successo, dove c'era una sovraincisione del padre, il trombettista che si ascolta con Natalie Cole e Conte Candoli. E vi presento i musicisti. Alla batteria un batterista di Roma che non conoscete perché non bazzica frequentemente Genova la Riviera, però è molto bravo, Amedeo Ariano. Al contrabbasso una colonna del jazz genovese che conoscete benissimo, Aldo Zunino. Mi coglie l'obbligo, come dicono i presentatori televisivi. Bellissimo. Un applauso per il look. Quando mi rovinavo a sangue perché era grasso, invece adesso lo presento a questo modo. Un look fantastico. L'ho prima nominato come uno dei grandi giovani discepoli di Carl Fontana, Luca Begonia al trombone. E alla tromba e al trombone i nostri due ospiti, Conte Candoli e Carl Fontana. Ci sono dei CD in vendita all'ingresso, grazie. Sono nati tutti e due nella Louisiana, però ovviamente i genitori sono tutti e due nati in Italia, i rispettivi genitori. Quelli di Conte Candoli a Cesenatico, invece quelli di Fontana, ed è molto contento, sono metà di Partinico e metà di Caccamo. E quindi lui, quando mi ha parlato la prima volta, ha detto: sai, sono posti famosi per la mafia. Carl Fontana.
Thank you.
Thank you.